Mangia aglio ogni giorno e vedi cosa ti succede. L'aglio è un nuovo superfood che abbiamo utilizzato per secoli, ma di cui solo ora scopriamo tutti i benefici. Oggi potresti sentir spesso parlare di slogan come cruelty free, ovvero non sperimentato su animali, e 100% organico. Preferisci che il tuo corpo ingurgiti i medicinali chimici piuttosto che intraprendere una terapia naturale dagli innumerevoli benefici? Ci sono così tante piante nel nostro giardino piene di proprietà mediche naturali, e l'aglio è una di queste. Scommetto che non sapevi che Ippocrate ha reso famoso l'aglio per il suo impiego medico. Fu lui uno dei primi medici a prescrivere ai pazienti l'assunzione quotidiana di aglio per rafforzare la loro salute. Ci sono 5 ragioni fondamentali per le quali dovresti mangiare aglio crudo ogni giorno, così vedrai dei cambiamenti significativi. Non importa se stai combattendo contro i vampiri o contro un semplice raffreddore, crediamo di avere l'arma perfetta per te. In più, ti diciamo anche come sbarazzarti in fretta dell'odore dell'aglio. 1. L'aglio fa abbassare la pressione. In Cina per secoli i medici hanno usato l'aglio come cura per la pressione. Il governo giapponese ha approvato l'utilizzo dell'aglio come antipertensivo. Potremmo dubitarne, ma perché dovremmo? Questi paesi sono famosi per l'utilizzo di tecniche medicinali non tradizionali e a base di piante, con notevoli effetti benefici. Per ridurre il rischio di attacco di cuore o di infarto, dovresti per l'appunto prestare molta attenzione alla pressione. Se hai questo tipo di problema, specialmente se soffri di pressione alta, molto probabilmente conosci tutti i tipi di cure di cui hai bisogno, ma valuta il fatto di mangiare aglio ogni giorno. Secondo i ricercatori, l'aglio stimola la produzione di sostanze che dilatano i vasi sanguigni. Diciamo che circa 12 settimane possono bastare per risolvere questo problema di pressione. Non è fantastico? 2. L'aglio combatte i batteri e rafforza il sistema immunitario. Dei piccoli spicchi d'aglio sono come scudi per il tuo sistema immunitario, perché proteggono tutto il tuo corpo da batteri dannosi, impedendoti di prenderti il raffreddore. Se invece assumi dei farmaci per curare il raffreddore o qualche altra malattia, potresti sentirti il sistema digestivo in subbuglio a volte. Questo accade perché c'è uno squilibrio di batteri benefici e dannosi nel tuo corpo. L'aglio, invece, agisce come un antibiotico naturale che aiuta i batteri non dannosi a lavorare più velocemente, proteggendo così il tuo sistema immunitario. Uccide inoltre i batteri dannosi, ma non quelli che aiutano la tua salute, come fanno invece gli antibiotici che compri in farmacia. La pianta di aglio contiene una sostanza chiamata allicina, che ha effetti antibiotici. Rafforza il sistema immunitario naturalmente e aiuta il corpo a combattere le infezioni. Ed è interessante sapere che un semplice raffreddore è l'infezione più diffusa nel mondo. È così contagioso che è meglio prevenirlo che curarlo. Mangiare aglio giornalmente può aiutarti non solo a sconfiggerne i sintomi, ma anche a prevenire quella fase del «mi sto ammalando». Assumere quotidianamente uno spicchio d'aglio può ridurre il numero di raffreddori del 63% ed eliminare la durata media dei suoi sintomi del 70%. Non sono delle cifre da sballo? 3. L'aglio previene il cancro. Questa non te l'aspettavi, eh? Beh, l'aglio può far arrestare lo sviluppo di cellule cancerogene. Aiuta a sintetizzare il DNA e la riproduzione delle cellule. L'aglio è pieno di svariati minerali e vitamine, proprio come un farmaco. In effetti contiene un po' tutto di quello di cui abbiamo bisogno. In base alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovresti consumare ogni giorno dai 2 ai 5 grammi d'aglio. Circa uno spicchio di un aglio di media grandezza. Potresti ritenere che questo punto di per sé basta, ma c'è dell'altro. 4. L'aglio ha effetti depurativi. Siamo onesti, non tutti siamo dei professionisti del cibo sano e a volte ci piace goderci dei cibi spazzatura che ci riempiono di tossine. Mangiare l'aglio può aiutarti tantissimo ad eliminare tossine, parassiti e scarti di farmaci che il tuo fegato non riesce a smaltire. L'aglio lo aiuta infatti a lavorare. Le funzioni del fegato sono stimolate dalla vitamina A, B e C, tutte contenute nell'aglio. Se ti svegli la mattina con l'alito cattivo e le borse sotto gli occhi, il tuo corpo ti sta segnalando che il tuo fegato è affaticato. Aglio, abbiamo bisogno d'aiuto! Se mangi uno spicchio d'aglio ogni giorno a stomaco vuoto, la tua pelle sarà più raggiante, liscia e giovane, perché l'aglio aiuta il fegato a pulire il corpo.
Chiunque è alle prese con un'indigestione o scarso appetito dovrebbe provare l'aglio, con il suo trattamento efficace. A noi questa soluzione ispira molto. 5. Cura della tosse, lieve o grave. Vorresti evitare di prenderti un raffreddore e di combattere tutti quei sintomi fastidiosi? Molti usano una combinazione di aglio e vitamina C per far funzionare il sistema immunitario al top. I forti attacchi di tosse, invece, sono causati dall'irritazione della gola e possono essere curati efficacemente con una bevanda calda a base di aglio, che allevia il dolore. Per fare un buon tè all'aglio, taglia uno spicchio e aggiungi dell'acqua bollente in una tazza. Lascia in infusione l'aglio per qualche minuto per ottenere una miscela intensa. Se quell'odore particolare non ti fa impazzire, aggiungi del miele o dello zenzero. Gli effetti saranno immediati. Gustati la sensazione calmante che questo tè caldo all'aglio dà alla tua gola. E vedrai, anche il tuo sistema digestivo ti ringrazierà per questo trattamento. A proposito, in molti forse sappiamo che l'aglio è chiamato la rosa puzzolente. E questo è ingiusto rispetto a tutto quello che abbiamo appena detto su questa super pianta. Comunque, ad alcune persone non piace l'odore dell'aglio. Quindi ecco qualche consiglio per ridurlo o minimizzarlo. Scegli dell'aglio fresco e non secco. Più è fresco, meno intenso sarà il suo odore. Rimuovi tutti i germogli dagli spicchi. Sono loro che danno l'odore più forte. Lava l'aglio macinato per rimuovere i liquidi dall'odore intenso. Mangia uno yogurt o bevi un bicchiere di latte dopo aver mangiato l'aglio. Entrambi riducono l'alito sgradevole. E ovviamente lavati i denti per eliminare tutti i pezzettini rimasti. E ora ecco il nostro bonus per te, l'aiuto dell'aglio. L'aglio ha proprietà antimicrobiotiche grazie al suo contenuto di allicina. Per questo era largamente impiegato per trattare le infezioni delle orecchie, come tante altre malattie. Prova a mettere un pezzettino d'aglio molto piccolo in un filo ed estrailo quando inizia a darti fastidio. Riassumendo, l'aglio fa crescere una chioma fluente, cura l'acne, allevia la psoriasi, aiuta a controllare il peso, è ottimo per i piedi degli atleti e tante altre cose.